meglio, signora. Ti ci chiamo così già da diversi anni. Il futuro mi spaventa un po'. Spaventa tutti, penso. Ma sono sicuro che prima o poi i nostri progetti troveranno il loro posto. Ma l'importante è che insieme, uniti, riusciremo a costruirli. E non dobbiamo stare in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Quando riavvolgo i ricordi della mia mente, penso a quante ne abbiamo passate, quanti alti e bassi abbiamo superato. Siamo arrivati a tirare così tanto la corda da rimanere un finissimo filamento a tenerci, ma noi siamo stati bravissimi non solo a non spezzarla, ma anche a non lasciarla andare via. Anzi, ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo messi al lavoro per risanarla. Il risultato? Beh, adesso quella corda è sana, forte e resistente, che può superare altri infiniti ostacoli. Io, Graziano, accolgo te, Veronica, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Veronica, accolgo te, Graziano, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di onorarti e amarti tutti i giorni della nostra vita. Ogni speranza e ogni benedizione a voi, Graziano e Veronica, che oggi in qualche modo decidete di compiere una grande missione,